Buonasera fanciulle, buonasera fanciulli, bentornate e bentornati sul canale. Questa sera l'interattivo è molto interessante. Andiamo a chiedere alle nostre due varianti, Stellina Fucsia e Stellina Verde Acqua, la descrizione e qualche informazione sulla persona che è innamorata di voi. Per alcune sarà la persona che è segretamente innamorata di voi. Quindi magari non avete idea, ascoltate l'interattivo e quella descrizione, quel comportamento, quell'aspetto fisico, quella caratteristica dell'aspetto fisico potrebbe illuminarvi, eureka, circa l'innamorato o l'innamorata. Bene, sapete che l'interattivo ha validità dal momento in cui lo visionate e che qui sotto ci sono tutte le info per entrare in contatto con me. Direi di iniziare. Abbiamo tantissimi mazzetti già a disposizione, che sono quelli che utilizzo per i consulti personali, e ho deciso di realizzare questo interattivo in una pausa tra un lavoro e un altro. Iniziamo con la nostra stellina fucsia, e la prima carta che prendiamo è un arcano maggiore. Quindi, chi è innamorato di te, fanciulla? Vediamo un po' a livello di carattere o a livello anche di fisicità chi abbiamo. Wow, potremmo dire. Una persona molto solida, una persona che va dritto all'osso, quindi una persona a cui interessa l'essenza della vita, la sostanza. Ed è anche una persona piuttosto diretta, tagliente, sbrigativa. Non è una persona che puoi fermare assolutamente ed è una persona in continua mutazione e cambiamento. Potrebbe giungere inaspettato nella tua quotidianità, ma allo stesso tempo non avere timore perché la carta della morte. Evento dal quale non possiamo assolutamente tirarci indietro, tirarci fuori, potrebbe rappresentare invece anche un incontro molto interessante, magari quello con l'anima gemella, cioè quell'incontro che ti è destinato, che non sai quando arriverà, che ti coglie all'improvviso e di sorpresa e poi più nulla è come prima. Quindi sappi che quest'amore non può essere assolutamente un qualcosa di indifferente. Questa è una persona che noterai. La noterai perché sarà lei a notare te, proprio piomberà nella tua esistenza dall'oggi al domani, tu non sarai pronto, preparato. E che farai? Perché quando questa persona entrerà nella tua vita cambierà radicalmente e dovrai fare una scelta. Non più bruco o farfalla. Vediamo meglio. Eliminiamo questa carta. Cambiamo mazzetto. Prendiamo una carta dal nostro oracolo del Danubio e andiamo a capire questo tornado o questo tornato che viene a fare. Si ricomincia, si riparte. Un bambino, un fanciullo, la carta numero 1, morte e rinascita. Quindi la rimettiamo qui. Un altro aspetto fondamentale per poter riconoscere questa persona è che ti sembrerà di conoscerla da sempre. Ci sarà quindi questa connessione che ti farà percepire la continuità con qualcosa di cui non hai memoria, perché rinasci da zero, quindi tu non hai memoria di quello che è stato prima. Sì, qualcuno ricorda anche la fase nell'utero materno, comunque la memoria a un certo punto si esaurisce, eppure da qualche parte era il seme di quello che nell'utero materno un giorno avrebbe messo radice. Quindi questa causa antica che torna, ti spiazzerà, quindi rimarrai lì a bocca aperta e sarà una ripartenza. Ti chiamerà però lì ad affrontare qualche piccolo discorso rimasto in sospeso e non sviluppato nel passato con questa culla che dondola. Si riapre il sipario, no? Del nostro teatro, si riprende da qui per fare cosa? Allora, interessante perché il tema della morte, della fine, della chiusura, della separazione, della distanza, dell'impossibilità dell'essere insieme contemporaneamente si ripresenta. Tante lacrime versate, questo sarà il momento per essere ripagati, per avere un riscatto circa la sofferenza già vissuta. Quindi posso solo ipotizzare che a livello karmico questa storia abbia avuto un brusco finale nell'incarnazione passata, dove il tema della morte potrebbe anche essere banalmente il semplice fatto che l'uomo che avete amato, la donna che avete amato è morta. Ci può stare un sentimento fortissimo, un'attrazione fortissima, una storia che funzionava benissimo, non per forza, non dobbiamo immaginare, no, un tradimento o qualcosa di strano. Semplicemente è arrivata la morte, forse in giovane età, ed è rimasto in sospeso un amore che voi avete portato nella vostra memoria animica fino nell'oggi e finalmente a livello karmico si può ripartire da lì. Riprendiamo assieme e asciugherà questo evento tutte le lacrime che ho versato nel passato. Al che
noi vogliamo anche chiedere. Ma quindi che tipologia di legame c'è tra di voi, visto che questa prima variante si presenta in maniera molto singolare? Che tipo di legame abbiamo tra queste due anime? Molto dolore è stato già vissuto. Magari adesso è il momento di riprendere e di andare assieme verso la gioia. Allora, questa persona non si esporrà immediatamente, perché così come voi sentirete una forte attrazione che non riuscirete a spiegarvi razionalmente, anche lui o lei percepirà qualcosa che non comprenderà, si spaventerà e prima di venire da voi cercherà comunque di mettere a fuoco, il che gli costerà molta fatica. Evidentemente questo controllarsi sarà reprimere un sentimento proprio istintivo di getto, uno slancio. Che natura ha questo slancio? Beh, guardate, proprio il movimento opposto, i pugni e i pugni, le braccia in alto e le braccia qui sul tavolo, il voler controllare qualcosa che sta già, vedete, creando la prima piccola crepa nel muro della diga, la diga salta e tutto questo sentimento trattenuto, compresso nel cuore, nel petto, che viene da lontano, proprio una grande deflagrazione. Quindi ragazze, qui sarà un colpo di fulmine pazzesco, di quegli amori proprio travolgenti e si spera non distruttivi, perché solitamente la mente è ripetitiva e funziona per schemi associativi, quindi anche il nostro karma che cosa fa? Ci porta a rivivere lo stesso copione, o meglio le ultime battute recitate nell'incarnazione passata sono quelle da cui riprendiamo, bisognerebbe far evolvere la cosa andando avanti e non fermandosi alle ultime battute. Le ultime battute sono quelle che vi hanno fatto vivere un qualcosa di molto forte, ma anche traumatico e traumatizzante. C'è stata una chiusura netta, improvvisa, una grande sofferenza, quindi si riprenderà dalla stessa identica sofferenza che però verrà metabolizzata, trasformata, fatta evolvere in un qualcosa che poi in apertura sarà una libertà d'azione. Quindi ricordate che questo sentimento o questa persona che vi ama di nascosto in realtà non vi ama di nascosto più di tanto, o meglio nasconde l'amore che prova, lo nasconderà per un po', ma vi amerete contemporaneamente tutte e due semplicemente guardandovi negli occhi, perché sarà un colpo di fulmine e quindi poi cambierà l'esistenza di entrambi. Se siete persone impegnate, arriva questa persona, vi stravolge la vita. Se lui è una persona impegnata, gliela stravolgete voi. Proprio in contemporanea sarà un casino per quelli che sono intorno a voi, perché qui non vi potrà trattenere, contenere nessuno, anzi voi lo farete moralmente per primi e sarà peggio, perché più voi cercherete di trattenere e più quell'energia si sprigiona tutta assieme. La natura di questo rapporto karmico così forte ci parla di, vedete, eccolo, è proprio la palissiano, le carte con molta tranquillità ci sbeffeggiano. Eccolo qui, dinamica karmica, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, una situazione molto contratta che si sblocca, una chiusura che diventa un'apertura, la forma di una clessidra, quindi ciò che comunque costantemente muta, scorre, si trasforma, passa, evolve, tutte le vite che siamo stati, i ruoli che abbiamo recitato, le nuove vite e i nuovi ruoli. Resta l'attore, ma cambia la maschera, dove la maschera non è la finzione, ma è proprio questo ruolo recitato. Complimenti, perché questa prima variante è veramente intensa. Ora, questa persona torna perché? Cioè, voi la incontrate perché? Che cosa deve accadere, oltre il fatto di riprendere il cammino da dove lo abbiamo interrotto in maniera piuttosto bizzarra, partendo prima dal dolore e poi alla gioia si arriverà? Tant'è vero che qui abbiamo proprio con quella rinascita la tristezza addirittura, cioè noi recuperiamo la tristezza della solitudine che abbiamo già vissuto e ripartiamo da quella stessa tristezza, perché il primo tentativo che faremo nel momento stesso in cui ci scopriremo innamorati sarà quello di trattenerci entrambi. Quindi due sciocchi, cioè due persone che si amano, che finalmente vengono poste dalla vita nella condizione di poter essere felici, che cosa fanno? No, mea culpa, voglio soffrire, ecco, voglio soffrire, lo amo da morire, mi amo da morire, ma no, dobbiamo soffrire. Sì, può darsi che voi la vivrete così all'inizio, però tanto qualcosa si sbloccherà necessariamente. Guardate qua, ma si sblocca perché si sblocca, non contemporaneamente, ma si sblocca. Allora abbiamo una carta molto positiva, dove l'unica differenza è che i due personaggi che finalmente si ritrovano e possono essere felici assieme, fare coppia, festeggiare, gioire, sono un pochino uno l'antitesi dell'altro, quindi poi comunque complementari.
un personaggio tranquillo, vestito di bianco, dinamica karmica già no, lasciata alle spalle, l'altro ancora deve elaborare qualcosa, un pochino più scuro, più misterioso. Il primo, volto scoperto, mi metto in gioco, ho capito tutto, non ho paura, l'altro era quello che si tratteneva, no? Chiudeva il petto, ma tanto lo puoi chiudere fino a un certo punto, perché poi il petto ti scappa di mano, proprio esplode, quindi non potrai nascondere niente. Disarmata la prima persona e ancora ho qualche pensierino, il mio piccolo spadino pugnale, qualcosa non è andato per il verso giusto. Completamente no, con il cuore esposto, quindi la volontà di vivere questi sentimenti, ho le mani sul petto, mi proteggo, ancora mi chiudo, ma tanto dura poco. Quindi abbiamo questa coppia che può riprendere, può gioire, può stare assieme, può vivere il rapporto alla luce del sole con le persone che ama intorno a sé. Una coppia che deve solo che essere felice, sembra un matrimonio celebrato con gli amici. E questa felicità vi deve portare a... Allora, deve portare lui a vincere le sue paure, affrontare i timori che hanno a che fare con il focolare domestico. Questo è un nido in una stagione sbagliata. E i cuccioli non ci sono, gli uccellini non ci sono. Probabilmente, essendo fortemente improntata su una dinamica karmica intesa come snodo, cioè in questa incarnazione succede qualcosa di importante, cioè non è che andiamo avanti di qualche passo, qui affrontiamo proprio la prova. Questa persona nel suo dolore si porta il rimpianto di qualcosa che non è stato. Magari, ripeto, è morto lui, no? È morta lei, no? E lui era il vedovo, no? Lei era la vedova. Fatto sta che qui c'è stata casa, c'è stato nido, non c'è stata famiglia, non ci sono stati figli. Si riprenderà da questo discorso. Per alcuni potrebbero esserci dei problemi all'inizio, oh, e quindi magari non arrivare subito questi figli, potrebbero, no? Non giungere subito. Oppure c'è proprio questo timore. E i piccoli punti di attrito si presenteranno quando la coppia parlerà di vivere, convivere assieme, mettere su casa e di riprodursi, cioè di crescere come famiglia, di creare un nucleo. Quindi potrebbero esserci dei problemi lì perché si risvegliano, riaffiorano vecchie paure, che non sono delle fantasie campate in aria, ma sono paure che si sono sedimentate nella memoria animica, anzi spirituale, per eventi che sono realmente accaduti o che non si sono dati ma hanno provocato dolore. Comunque questa è una coppia che si porta dal passato, ahimè, tanto dolore, che deve riuscire a superare, che deve elaborare, deve riuscire ad andare oltre. Però la persona che vi è destinata, che vi ama, che vi amerà e che amerete, ha anche probabilmente questa sorta di tensione interiore. Vediamo come verrà risolta. Quindi sembrerebbe che il problema è dentro il focolare domestico, dentro casa. Sì, ci sono delle sofferenze da quel punto di vista. Vedete? Gli stessi colori, questo giallo. Che cos'è? Una gelosia? O è semplicemente il fatto che lo stesso vestito ci parla della stessa persona, quindi questa descrizione che ci parla di afflizione ha a che fare con la persona che ha il problema. Quindi una sofferenza dura a morire. Sì, rimpianti, sospiri, attesa, mancanza. È ciò che blocca questo uomo, questa donna nel sentirsi libero di rimettersi in gioco dal punto di vista dell'amore. Eppure qualcosa all'improvviso lo coglierà di sorpresa. Che cosa sarà? Allora, guardate, alla fine ci sarà un chiarimento. Non immaginatevi il chiarimento come: ah, io mi ricordo di te, vengo da te e ti dico, sai, ti ho aspettato tanto, ti ho cercato per tutta la vita e ti ho aspettato poi per tutta la vita sospirando, caro Ulisse, non tornavi più, non ti preoccupare, è tutto, no? Tutto perdonato, però ripartiamo assieme, non avere timore. Ci sarà comunque un affrontare il problema rispetto al passato. Quindi se ci sono dei motivi per cui questa coppia poi inizia a nutrire nuovi silenzi, nuove angosce, che dopo questa riconciliazione all'inizio creano una distanza, verranno superate parlando, dialogando, perché si riuscirà a non aver paura dell'altro e fidandosi pienamente della persona che si ha al fianco. Perché questo amore è un amore comunque sincero. All'improvviso il taglio netto, la trasformazione avverrà proprio perché la persona che si difende, che ha paura, ecco, riuscirà a lasciarsi andare dinanzi l'altra, che è molto più diretta e che prenderà di petto la situazione. Quindi, per farla molto più semplice, questa è una coppia che ha grandissime potenzialità, che quando si troverà vivrà delle sensazioni talmente forti da stravolgere la propria vita.
Partirà il fidanzamento, partirà la convivenza, si presenteranno dei problemi, uno dei due si chiuderà di più, in uno dei due riemergeranno, riaffioreranno fantasmi del passato e antiche paure, solo che l'altro non gliele manda a dire, lo prenderà di petto e affronterà il problema e riuscirà a tirar fuori questo rospo e quindi nel parlare si troverà la soluzione. Ora, vediamo il finale. Quindi, il finale sarà per questa coppia, e poi passiamo alla seconda variante. Wow, falsità? Ti controllo, l'uccellino, la diffidenza. Ricordate la vecchietta che aveva il gattino? Questo potrebbe essere quello che è accaduto nell'incarnazione passata. Vediamo se questa volta. Di nuovo il nostro Cupido. Qualcosa cambia? Ma cambierà perché sarà costretto ad affrontare il problema, cioè non vi immaginate niente di strano, eh? Non è che succede chissà che cosa di miracoloso. Allora, qui abbiamo un uccellino in gabbia e abbiamo il gatto, vi faccio rinotare, l'uccellino finalmente libero che dice quello che deve dire perché evidentemente nell'incarnazione passata non l'ha fatto, e il gatto è l'esperienza metabolizzata che la donna, perché io penso che sarà la donna a parlare, cioè la persona che è sopravvissuta nel passato, che era poi la persona della carta della tristezza che ancora piangeva e piange nell'oggi, ecco, nell'attesa questa persona, distante dal suo amato, ha riflettuto molto invecchiando nell'incarnazione passata e ha imparato, ecco, ha imparato dalle esperienze fatte. Quindi nell'oggi questa situazione di bugie, di facciate, cioè non affrontiamo il problema, lasciamo che le cose siano, facciamo vedere che la famiglia funziona, però poi dentro le cose non funzionano, no, in questa incarnazione non andrà così, ti prendo di petto, la questione si affronta ed ecco il perché della rivelazione. E un altro elemento che vi faccio vedere è il fatto stesso che abbiamo nuovamente il nostro Cupido che si era già dato prima. Ora vattelo ripesca, eccolo qui. Quindi proprio dritti al bersaglio, perché questa volta si va verso casa, ma questa volta ti inchiodo davanti alle tue responsabilità. Cioè, questa volta devi uscire fuori dalla tua sfera di indipendenza, ma non è indipendenza, è egoismo, perché il tuo non affrontare il problema con me in questa incarnazione equivarrebbe nell'oggi a ripetere e reiterare lo stesso meccanismo, la stessa dinamica del passato, ma io questa volta non ci sto, ti prendo e ti costringo. Avete notato quanti elementi simili ci sono? Bene. Ce l'abbiamo fatta anche questa sera, per queste varianti che noi immaginavamo, no? Parlassero di capelli biondi, capelli castani, come porti i capelli bella bionda e li porto alla marinara, non lo so. Alla fine ci hanno detto tutte cose molto complicate, però molto interessanti. Variante 2. Con chi abbiamo a che fare per la variante 2? E iniziamo dall'arcano maggiore. Chi è questo individuo, uomo o donna, che si innamora di voi, è innamorato di voi, si innamorerà di voi? Cioè, sto guaio che adesso vi piomba dinanzi, come nella prima variante. Chi è? Come mai l'hai portato con te? Beh, allora, qui non credo che sia una persona nuova. Qui voi state chiedendo per capire se la persona che vi interessa è realmente innamorata. Dovremmo riformulare la domanda, quindi cercate di capire se è la vostra variante. Qui la vera domanda è, ma questa persona che corrisponde alla descrizione, mi ama, o meglio, la persona che dice di amarmi, corrisponde a quella che adesso la tipa qui con le carte mi dirà? Beh, qui la questione è lunga. Eterno indeciso, la situazione che non si sblocca mai, non la concretizziamo, non la chiudiamo, tante cose, però poi alla fine non succede nulla. È una storia vecchia di tanto tempo fa, oggi ancora in essere e che per il mio futuro spero, no, di salvare. Non voglio assolutamente che questa storia finisca, quindi io adesso sono curiosa, voglio sapere se questa persona mi ama, ma se non mi dovesse amare lui, non fa nulla, io voglio lui. Questo è il ragionamento dentro di voi. Quindi, chi è questo uomo che vi ama? Perché a questo punto, se già la premessa corrisponde, diciamo che mezza risposta positiva l'abbiamo avuta, perché vuol dire che questo eterno indeciso che vi fa tanto penare, forse l'interesse sincero lo ha per voi. Chi è questo uomo che ti ama?
Eccolo qua, l'eterno indeciso, non esce mai di casa, ma che è l'amante che si deve separare, che con il pensiero e poi invece colazione non fa nulla, sta sempre a pensare a te, te lo dice, a quanto ti amo, non puoi capire i miei guai, è una persona, dall'aspetto potremmo dire che non è sicuramente un pugile, quindi non è tutto muscoli e niente cervello, forse è tante paranoie e pochi muscoli più che altro. Eppure, me agli occhi della gente o per l'immagine che lui vuole dare è fondamentale. Lui da casa sua non si può proprio muovere, oddio, dal lavoro, da casa, dalla mamma, dalla nonna. No, no, no. Vorrei stare con te, ma non posso. Mi devi capire. Aspettami. Ecco, se ha un atteggiamento così è lui. Vi ama, sì, vi ama, ma resta l'eterno indeciso. Cioè, il fatto che vi ami non cambia il fatto che non si stia muovendo. Ora. Che gli passa per la testa? Poi cerchiamo delle altre descrizioni, degli altri elementi. Che cosa passa per la testa del nostro eterno indeciso? Allora, il nostro eterno indeciso, che non può pretendere esclusività perché evidentemente non ve ne dà o non ve ne può dare, anche se vi dice che pensa solo a voi, sappiate che vi controlla, vi osserva, vi spia, è geloso. Per alcune potrebbe anche essere l'eterno innamorato con il quale non c'è stato mai niente, che non vi fa capire nulla, voi vi siete scocciati, avete detto lo sai che c'è, quando vuoi mi cerchi, se mi va ti frequento, io intanto vado avanti con la mia vita. Perché non è assolutamente sereno in questo momento, quindi se voi volevate sapere se quella persona che state facendo ingelosire, verso la quale state facendo un sacco di dispettucci per sbloccarla, è innamorata di voi, sì, è innamorata di voi. Perché però non si sblocca? Vorrebbe in realtà. Problemi dentro casa. Ora cerchiamo di comprendere meglio quello che abbiamo detto con la carta qui, con il nostro 6, con la nostra colonna portante, con il nostro stare dentro casa, in un luogo familiare, conosciuto, comodo, con questa bella fotografia. E io che penso? Questa donna distante. Penso a questa donna distante, vorrei stare dentro casa sua, non dentro casa mia. Forse dentro casa mia c'è mamma, c'è mia moglie, c'è la mia compagna, c'è qualcuno. Il problema è che io comunque non mi posso muovere, non più di tanto, anche perché la mia quotidianità non è assolutamente serena. E se io mi muovessi verso di te, nonostante sto già bruciando di gelosia nei tuoi confronti e ho il fuoco dentro casa per altri motivi. Quindi questo è tra l'accollo, ahimè, e il principe azzurro. Però non vi potete accollare, no? Il principe che non diventa mai re perché è un Carlo d'Inghilterra e mamma non schiatta mai, quindi poi diventerà re nipote magari. Quindi se voi volete essere Camilla, vabbè, magari qualcosa ci scappa. Ma se immaginate o desiderate diventare regina, sarebbe il caso di guardare un po' alla parentela allargata. A meno che all'interno di questa famiglia, perché sembrerebbe un gioco, ma poi alla fine i lapsus hanno un loro perché, a voi interessa anche qualcun altro. Ma non è che siete interessate a dei fratelli? Cosa molto strana. Allora, questa è la persona che è innamorata di voi. Ora, a livello profondo però, che motivo ha, karmicamente parlando, questo sentimento? Oppure se c'è qualche altra caratteristica che le carte di Osho ci vogliono dare e dire su di noi. Innocenza, saggezza, fare luce su che cosa? C'è stato un litigio? No, un litigio evitato, un'aggressività repressa, anzi un'aggressività osservata, compresa e metabolizzata. Questa è una persona con la quale, nonostante tutto, non avete mai litigato apertamente. Voi comprendete la sua realtà, non lo giustificate assolutamente, ma quello che dicevamo all'inizio, questa è una persona che voi comunque non volete fuori dalla vostra vita, anche se magari non è iniziato nulla. No, qui c'è comunque un legame antico, ma non parliamo di incarnazioni passate, come per la prima variante dove c'erano delle dinamiche karmiche molto forti. Qui c'è proprio una conoscenza, forse da ragazzi, da giovanissimi, c'è complicità e c'è anche una sorta di partecipazione a, in fondo, il fallimento altrui, ecco. Voi lo conoscete meglio della madre, lo conoscete meglio della moglie, lo conoscete meglio di se stesso. Quindi poi alla fine non riuscite ad avercela con lui. Voi avete un sentimento meno intenso di quello che lui ha per voi. Lui è proprio innamorato, a voi lui potrebbe anche dare un po' fastidio. Quindi magari chi ha scelto la seconda variante è solo per avere conferma se quella persona lì è effettivamente innamorata di voi. Sì, però è al limite dell'ossessione, perché poi alla fine questo sentimento non lo sta concretizzando, non lo sta vivendo, ma nella sua testa è fissato.
Voi siete molto più libere, voi state già uscendo, frequentando, cioè voi non vi fate problemi, poi voi siete amiche degli uomini, in che senso? Non dovete avere un uomo al fianco solo perché vi serve un compagno, intellettualmente parlando, fisicamente parlando. Potete avere anche un amico e non per questo c'è qualcosa. Cioè siete persone equilibrate e serene, questa persona no. Questo uomo qui probabilmente non ha neanche gli amici. Cioè questo uomo qui probabilmente vive, l'ambiente di lavoro e casa. Quindi solamente i familiari, non frequenta, non esce e questa cosa lo limita molto. Sì, voi siete per lui la possibilità di vivere un sentimento diverso dal solito dove lo slancio profondo anche della sua fisicità si manifesta, ma poi non c'è proprio terra sotto i piedi, non c'è margine d'azione, è una follia, desidera, pensa, sogna, immagina. E quindi in qualche modo vi muove come burattino nella sua mente, nelle sue notti, però poi all'atto pratico non fa nulla né pensa di poterlo fare, quindi non ha neppure una soluzione. Cercare di concretizzare, no? Avanzando verso di voi, cercando di corteggiarvi, giungendo con questi fiori. Lui che vi viene a sedurre, ma no, ma lui si mangia le mani perché poi ci sono tutti gli altri che con voi ci provano, questo sì. Ma lui, il fatto di venire da voi e confessarvi il suo sentimento, ma sei matta, non lo farà mai. Ma è una cosa che gli risveglia, genera vergogna, ma è proprio una follia, non sta né in cielo né in terra. Vedi, io sono sospeso, non sta né in cielo né in terra. Eppure io impazzisco d'amore per te. O di ossessione, non lo so. Però, che natura ha questo amore? È più romantico o è più un'ossessione? Beh, è sensuale sicuramente, destabilizzante, romantico, bah, forse in futuro, se mai dovesse iniziare qualcosa, però è più un'ossessione, perché questo è quel fuoco di prima, della gelosia e quel fuoco dentro casa, cioè io non mi muovo da casa, ma poi alla fine sto malissimo. E poi è la caduta, io so che non mi posso muovere, non mi voglio muovere, ma poi costantemente cado, come se ogni notte si ripresentasse lo stesso incubo con la stessa fine. Ogni notte sogno di avere questo slancio verso di te e poi sbatto a terra. Mi scontro con la dura realtà, mi sveglio e mi rendo conto che in realtà non c'è mai stato nulla. Ora eliminiamo qualche carta e vediamo se c'è possibilità di evoluzione. E se voi potete fare qualcosa, poi magari non vi interessa, non fate niente ovviamente. Cosa può accadere tra di voi? Ma io vedo voi, donne, e se siete maschietti, ovviamente chi sta guardando cerchi di tradurre nel modo più comprensibile possibile per sé la storia, proiettati e proiettate verso traguardi interessanti, soprattutto dal punto di vista della carriera e del lavoro. Quindi qui abbiamo comunque dei risultati, frutti di un lavoro anche molto lungo che non è finito qui. Abbiamo raccolto l'uva, ma questa uva diventerà vino, quindi c'è tutta una lavorazione poi successiva che migliorerà ancora di più quello che già nell'oggi rappresenta un successo. E anche a livello economico vi vedo serene, realizzate e vi vedo in linea con i vostri desideri. Non vi siete private di nulla e vi siete cresciute, vi siete formate cercando di realizzare tutte le piccole risorse presenti in voi e quindi non vi siete mai piegate ad aspettative altrui o etichette. E lui invece no, lui non ce la fa proprio. Cioè lui è l'opposto di voi, lui invidia anche quello che voi siete. Cioè la gelosia di prima non è solo verso la coppia, questa è una persona che ha anche un po' di gelosia verso di voi. Ora, non per tutti sei narcisista perché non mi sembra che questo personaggio possa essere definito tale. Però per alcune c'è l'uomo che oltre ad essere affascinato di voi entra in competizione, entra in conflitto e poi alla fine subisce anche questa gelosia, o meglio alimenta la sua gelosia nei vostri confronti che è un'invidia, l'invidia di quello che voi siete, ma non tanto per quello che fate, perché magari voi vi occupate di cose che a lui non interessano assolutamente, ma il fatto che voi lo fate e riuscite a farlo. Lui magari ha delle grandi potenzialità, ma non le mette in pratica, non le vive e quindi le lascia morire. Voi siete l'autunno che raccoglie dopo l'estate e dopo la semina della primavera. Lui è un eterno inverno che non porta nulla. Lui vorrebbe essere totalmente diverso dall'uomo che è.
ed è convinto che al vostro fianco potrebbe diventarlo, e mi verrebbe anche da dire che la maggior parte di voi ha scelto la variante per sapere se questa persona è innamorata, perché non gli interessa minimamente, anzi voi lo temete in parte, per quanto magari la maggior parte di voi ha sentimenti di amicizia sinceri, quindi non riesce a voler male a questa persona. Ma dal punto di vista del io devo essere la tua donna, sinceramente no, perché non sei un vampiro energetico, ma io a fianco a te sto male. Hai provato mille volte a convincermi, in che senso? Non agendo ovviamente, ma orbitando, trovando vie parallele, cercando metodi indiretti, anche se nell'oggi vi dirò, perché abbiamo chiesto se c'è un'evoluzione. Lui potrebbe, da qui ai prossimi mesi, cercare di entrare in contatto con voi parlando in maniera chiara, e quindi finalmente farà coming out e si proporrà, verrà da voi per essere assunto. Perché? Per diventare partner, per diventare complice, per diventare compagno, socio, fidanzato, non lo so, ma verrà con il suo curriculum e quindi vi darà la descrizione di sé. Ovvio che è un'immagine, però voglio dire, io vengo da te parlandoti di me per capire se ti piaccio e quindi se le mie caratteristiche corrispondono alla tua richiesta, perché voglio essere assunto da te. Ho deciso. Il problema è che magari a voi questa cosa in questo momento non interessa, e soprattutto non avete messo l'annuncio cerco marito, neppure cerco un collaboratore. Quindi come andranno queste cose quando voi risponderete a questo amico? Grazie mille, le faremo sapere. Allora, beh, diciamo che le faremo sapere, ma non è che vi muoverete in direzione di fargli sapere qualcosa. Rimarrete a guardare. Questo è l'atteggiamento che prenderete. Allora, non lo tratterete male, né sarete dirette da fargli capire che la situazione, no, non ha margine di sviluppo. Sarete molto gentili, quindi voi accoglierete quello che vi proporrà, vi dirà, vi porterà il suo gesto verso di voi. Ma poi alla fine non farete nulla. La vostra risposta sarà una risposta vaga per far passare il tempo nell'ozio sperando che lui desista. E ora vediamo. Quindi non chiediamo più che cosa potete fare voi, ma chiediamo in realtà cosa farà lui. Desisterà? Sarete libere? O rilancerà? Quindi voi cercherete di essere comunque delle persone a modo, sagge. Diciamo che avete mangiato la foglia e nella carta di prima, no, c'erano i gattini, il topolino, una sorta di trappola. Quindi questa persona potrebbe provare a sfruttare un modo un po' così trasversale, parallelo, non diretto, per mettervi nella condizione di dover dire di sì a un progetto che lui vi proporrà, che poi serve solo a farvi avvicinare. Voi mangiando la foglia capite e in qualche modo riuscite a far saltare questo piano, o lo lasciate sospeso, così come lui nella carta del matto di prima. L'amico, eccolo qui, beh, diciamo che nella carta della disgrazia l'avevamo già prima, tornerà alla sua quotidianità, nella quale non vuole più stare, aspetterà per un po', ma non lascerà cadere la cosa, tornerà più motivato di prima e più diretto di prima. Voi probabilmente non accetterete, non risponderete alla pretesa o alla richiesta. L'atteggiamento di lui verso di voi potrà essere molto probabilmente quello di rimproverarvi perché per un motivo o per un altro vi state comportando in maniera egoistica nei suoi confronti, che vi siete approfittati, potrebbe dirvi che vi siete approfittati di lui, che gliel'avete fatto credere, che lo avete sedotto, ma non era vero niente, cioè vi darà la colpa. Vi troverete ad essere la persona che in fondo non ha fatto nulla, non è mai stato ostile, non l'ha mai trattato male prima quando era molto ambiguo, non l'ha mai trattato male dopo quando ha deciso di fare quello che voleva con i suoi tempi, anzi voi siete state totalmente neutre e ora lui che fa? Tutto quello che ha represso lo fa esplodere contro di voi, attaccando voi e accusando voi di cosa? Di egoismo? Di narcisismo addirittura? Proietterà su di voi le sue frustrazioni e le sue paure. E come finirà questa situazione? Beh, voi troverete una risposta molto semplice. Semplicemente direte: la carta non vuole stare in piedi, ma ce la faremo, non riesco a prenderla perché si attacca sul tavolo, di essere già innamorate. Eh sì,
Allora, il punto è questo, però vediamo se conviene, perché io ho un piccolo dubbio, perché questa persona potrebbe diventare un po' molesta nei vostri confronti, perché l'atteggiamento che voi avete preso nei confronti di questo individuo, o che prenderete, o che potreste prendere, in base alle carte, è della persona che cerca di schivare il colpo. State giocando a tennis e gli rimandate la palla, ma nessuno segna il punto. Quindi neanche voi chiudete a brutto muso più di tanto. Quindi mettete delle giustificazioni che servono più che altro a guadagnare tempo. Ora, a meno che la persona vi interessa, ma non volete subito cedere perché non vi fidate della sua sanità mentale, però in realtà la maggior parte delle persone non hanno interesse, ma non si esporranno fino alla fine. Lasceranno sempre anche loro nell'ambiguità la situazione. Questo non va bene, perché lui potrebbe poi cercare effettivamente le prove di quello che dite, perché qui non sembrerebbe che voi abbiate un partner fisso, eppure vi giocherete la carta dell'essere innamorati di qualcuno. Allora, poniamo che voi userete questa tecnica. Lui che farà? Ma lui non vi molla. No, guardate, vi mollerà solo quando voi lo metterete nella condizione di dover indietreggiare, cioè lo bloccherete. Abbiamo questo 12, la carta della malattia, quasi del volervi risvegliare il senso di colpa. Quindi questa persona alla fine si è trattenuta per tutta la vita, esplode tutta assieme in maniera invadente ed invasiva, poi la colpa è la vostra e quando alla fine non ce la farete più e chiuderete il discorso in maniera diretta, farà anche la vittima. Però quantomeno lo bloccate per un po'. Wow, che variante! Peggio della prima, possiamo dire. Fatemi sapere che situazioni bizzarre. Ciao ragazzi!